ce la possiamo fare. No. Bah, scusate, oggi i capelli proprio non riesco a metterli decentemente. E sono anche tipo raffreddatissimo, quindi mi sentite dalla voce. Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui in un nuovo video di Clash Royale dove andremo a parlare della nuova carta che uscirà tra qualche giorno, ovvero il Boia. E vi andrò a elencare un po' di caratteristiche che ho trovato in giro, un po' di possibili strategie che si possono fare, sperando in qualche modo di interessarvi e darvi qualcosa di utile. Non sarà quindi un video particolarmente lungo e mi raccomando, sarebbe magari interessante qui sotto nei commenti dialogare un po', quindi potete scrivere le vostre opinioni riguardo a questa carta, con che mazzo secondo voi potrebbe essere forte. E sono veramente curioso di vedere cosa ne uscirà. Detto questo, quindi non perdiamoci troppo in chiacchiere. Qua di fianco comunque state vedendo degli attacchi o delle immagini della nuova truppa, per non vedere solo il mio brutto faccione. Fatto sta che sapete meglio di me che il Boia si sbloccherà dall'arena 9, avrà un costo di 5 elisir e sarà una carta di tipo epico con danno ad area. Ed è proprio nell'attacco la novità di questa truppa, perché il Boia lancia la sua scure, la sua falce per intenderci, come una sorta di boomerang che va avanti e torna indietro, quindi fa il doppio dei danni una volta quando la lancia e una volta quando ritorna. Di conseguenza, ragionando così su due piedi, sarà una truppa devastantissima contro le truppe più piccole, quindi scheletrini, goblin, arcieri e tutte quelle cose lì. Motivo per il quale potrebbe essere una validissima alternativa allo stregone di ghiaccio, alla strega, tutte le truppe che fanno danno ad area, che magari vengono posizionate dietro ad un gigante, per dirne una. Detto questo, bam! Questa qui è la tabella con i livelli, con i relativi punti vita e i relativi attacchi, in modo da darvi un'idea generale più o meno di quanto varia, anche se vista così non è che dice molto, bisogna un attimo confrontarla. Quindi, per farvi meglio capire questi dati e come possono venire applicati, proviamo a confrontare questa carta con un'altra carta simile, che è il bocciatore. In questo caso io ce l'ho a livello 5, e notiamo per esempio che il bocciatore ha molta più vita, perché ha 1752 hit points contro i 1109 del Boia a livello 5. Per contro però il Boia ha un danno ad area di 148 per 2, quindi 308, però non va considerato così perché sono due attacchi, quindi è tutta un'altra discussione, contro i 262 del bocciatore, e siamo lì in sostanza anche con i danni al secondo. Chiaramente è difficile confrontarle, anche perché c'è da considerare che magari il bocciatore, quando colpisce le truppe, le lancia un po' indietro, come d'altra parte il Boia ha questa caratteristica boomerang che lo rende unico, più rispetto al bocciatore ha che attacca anche i bersagli di aria. E sinceramente, secondo me, per questo motivo sarà più forte del bocciatore, anche se a caratteristica appunto sono più o meno bilanciate. Staremo a vedere e fatemi sapere anche la vostra qui sotto nei commenti. Quindi abbiamo detto che potrà essere probabilmente un'alternativa a tutto quello che va dietro i giganti, sostanzialmente può essere un'alternativa al bocciatore, quindi, e può essere volendo un'alternativa anche alla Valchiria, anche se la Valchiria costa uno in meno e dalla sua ha il fatto che fa danno 360 gradi. Ritornando invece al famoso bocciatore, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere una cosa interessante provare anche ad accoppiare, quindi fare un attacco con il bocciatore e il Boia, perché assieme hanno un buonissimo attacco, una buonissima vita, e se si considerano carte dello stesso livello riescono a resistere a un attacco di una palla di fuoco e una scarica, piuttosto che una palla di fuoco e un tronco. Di conseguenza vanno contrastate per forza con delle truppe. E che truppe si potranno usare probabilmente per contrastarle? Per contrastarli quindi si useranno probabilmente truppe come il mini Pekka e il principe, dal momento che truppe volanti non vanno bene e le truppe piccole verrebbero distrutte, quindi con un mini Pekka piuttosto che con un principe, anche un principe nero magari, non dovrebbe essere troppo difficile buttarlo giù. Motivo per il quale non sarà proprio facile utilizzare questa truppa, quindi secondo me sarà una truppa veramente devastante. Sì, si può paragonare con altre, però ha un potenziale enorme. Gli hanno dato questa caratteristica unica, unita a delle specifiche abbastanza elevate. Speriamo solo che non diventi i nuovi barbari scelti della situazione, perché siamo appena arrivati da un mese dove andavano solo i barbari scelti. Praticamente non vogliamo ricapitare in una situazione del genere. Va bene se è una carta competitiva che se la può giocare con le altre, non se distrugge tutto. Quindi dita incrociate, speriamo in bene. Spero che questo video in qualche modo vi sia stato utile. Chiaramente appena lo avrò, speriamo di averlo in qualche modo, dovrei riuscire a procurarlo senza troppi problemi, magari mi appare nello shop, non lo so, vediamo. Proverò anch'io e vi mostrerò delle strategie, vediamo un po' cosa possiamo fare, magari tre corone con, non lo so, mi raccomando. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, su Facebook, e trovate tutto questo in descrizione. Trovate qui un video e qui un altro video se volete vederli, non avete niente di meglio da fare. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.